Ciao Pietro, buongiorno. Buongiorno. Lele. Buongiorno. Buongiorno. Oggi facciamo anche i riti, vedi, tribali, vedi. Abbiamo i riti tribali qui per tenerci caldi, speriamo che prenda fuoco in fretta. Sì, sì. Il sole c'è. Aspettiamo solo il tempore. Amici e amiche appassionati di moto, buongiorno. È domenica, giornata della gara, e si scaldano già i motori perché a breve ci sarà il warm up. Vediamo quali sono le condizioni della pista e decidiamo se entrare subito o aspettare. Gamba di oggi, quindi domenica, dalle 10 alle 10:20 warm up, alle 10:45 c'è il briefing sulla linea di partenza, alle ore 11 la partenza dell'endurance, perché la gara di oggi è una gara a coppie, le coppie sono state sorteggiate e dopo andiamo a vedere chi è il mio compagno di squadra. Tanto che si scaldano i motori, anche il mio meccanico sta facendo il warm up con un bel panino col salame. Bene, c'era il warm up, però io sono andato a vedere la pista, è tutta bagnata e molto scivolosa, quindi io ho pensato di saltare. Mi sembra la cosa più intelligente da professionista. Con Lele e il mio team manager abbiamo deciso di non fare il warm up per le condizioni della pista e risparmiarsi tutto per la gara, quindi adesso vado a conoscere il mio compagno. Ecco il mio compagno di gara, Luca. Ciao Luca, come stai? Tutto bene, dai. Ci divertiamo, tanto siamo qui per dirci, cerchiamo di far bene. Manca mezz'ora alla gara, e è giunta l'ora di andarsi a cambiare. Questa endurance di 50 km, 80 giri totali e il cambio pilota ogni 10 giri. Partivamo 12esimi, ma il mio compagno è subito quarto. Allora, il mio meccanico Pietro, che sta riprendendo, mi ha detto: devi fare un altro stint. Cazzo, avevo già fatto due stint da 20 giri. Ho le braccia che non me le sento più, non stringo più il manubrio, le spalle mi fanno malissimo. Adesso arriva la notizia che ho un altro stint da 10 giri per finire la gara, però mi sono migliorato di 8 secondi al giro, quindi ci sto prendendo gusto. Il mio compagno ha già recuperato due posizioni, quindi possiamo ambire a subito dopo metà classifica. Allora Lele, siamo qua, abbiamo fatto questa bellissima esperienza, questa gara di 50 km, 4 stint da 10 giri l'uno. Io sono rovinato, però mi sono divertito. Allora, gli episodi migliori sono stati la partenza di l'altra cosa, l'altro episodio che si è fatto scattare, veramente l'altro episodio quando sei cattivo. Avevo ancora il coltello tra i denti, ma non avevo più la moto né tra le gambe né nelle braccia. Cioè, ho fatto anche due sorpassi, io sono molto fiero della mia prestazione. Magari far bene i primi giri, poi è un po' tutto ma siamo stati molto bravi, perché comunque fino al terzo spint, fino al terzo cambio di pilota, eravamo a metà classifica. Io ho dato il massimo solo per te, il tuo rispetto, ma dopo non ce l'ho più fatto. No, io la vedo. Il mio fisico non allenato mi ha abbandonato. Cioè, per me, il compagno di squadra deve mettere l'impegno che ci metto io. Quello per me è importante, almeno visto che mi sei impegnato, io Io voglio ringraziare Lele, Pietro, Massimo, tutti i ragazzi dell'MR Racing Team. Grazie Luca. E avanti. Grazie mille. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.